una bella soddisfazione andare avanti, sì. Farlo all'Adriatico contro il Pescara forse vale ancora di più. Beh sì, è stata una bella partita, portare a casa il risultato è stato tosto, però è stato molto bello all'Adriatico soprattutto. Soprattutto una vittoria meritata, dicevamo con Massimo da studio, perché Pineto non ha praticamente concesso quasi nulla se non quelle due giocate di Franchini nel primo tempo. Sì, il primo tempo abbiamo sofferto un po' di più rispetto al secondo e poi anche il gol ci ha aiutato molto a prendere fiducia e a subire molto di meno. Qual è stata la chiave per tenere il Pescara sotto ritmo secondo te? Sicuramente andando sui riferimenti siamo riusciti comunque a mantenere l'uno contro uno e poi ce la siamo giocata sul gioco, sul possesso palla e abbiamo cercato di fare il massimo.